Aia Gi, Namaste. In questo nuovo video vediamo una ricetta veramente particolare. Si tratta di un plum cake a base di semi di chia. I semi di chia hanno tantissime proprietà, vi lascerò qualche informazione nel post correlato a questo video di cui troverete il link qui sotto nell'info box. E per questo plum cake non utilizzeremo zuccheri, ma soltanto prugne secche che si possono sostituire anche con dei datteri. Poi utilizzeremo dei fiocchi d'avena e anche della crosca d'avena che ci servirà a rendere il nostro composto un pochino più secco ed omogeneo. Poi, sempre per zuccherare, utilizzeremo una bella banana matura e quindi altri ingredienti saranno delle mandorle, un pochino di limone, facoltativo sopra per guarnizione della cioccolata fondente che andremo a sciogliere a bagnomaria con un pochino di latte vegetale, in questo caso il mio era latte d'avena. E sopra la cioccolata fondente, ancora facoltativo, possiamo mettere una granella di nocciola, ma va bene anche del cocco secco grattugiato o qualsiasi altra vostra guarnizione di preferenza. Poi un pochino di cannella e dell'acqua che ci servirà per ammorbidire le mandorle e reidratare anche i nostri semi di chia. Quindi partiamo proprio da qui. Vado ad aggiungere un pochino di acqua alle mandorle e le lascio lì riposare per qualche minuto e piano piano aggiungo dell'acqua ai miei semi di chia e vado a mescolare fino ad ottenere un composto piuttosto morbido come una sorta di gel e poi lasciamo riposare nel mentre che andremo a fare gli altri passaggi della nostra ricetta. Ottimo, poi andiamo a schiacciare con l'ausilio di una forchetta la nostra banana. Ovviamente più la banana sarà matura, più conferirà un sapore dolce al nostro plum cake. Qui aggiungo anche un pochino di limone spremuto e quindi un pochino di cannella, anche la cannella ovviamente è opzionale. Mescolo bene il tutto e mettiamo da parte anche la nostra banana. Quindi con l'ausilio di un buon frullatore, come prima cosa andiamo a frullare i nostri fiocchi d'avena fino ad ottenere una sorta di farina, quindi diamo proprio una frullatina veloce. Poi andremo ad aggiungere le nostre mandorle che avremo privato ovviamente dell'acqua di ammollo. Ecco, questo è il risultato dell'avena. Quindi aggiungo le mandorle scolate e ridarò un'altra frullatina e quindi poi vado ad aggiungere le prugne che avrò tagliato a pezzettini togliendo il nocciolo, prugne secche ovviamente. Aggiungo la restante cannella, quindi i semi di chia che si sono trasformati veramente in una poltiglia gelosa, anche nel mio caso un pochino troppo poco liquida, quindi se volete poi potete aggiungere un pochino di acqua anche nel frullatore mentre andate ad amalgamare tutti gli ingredienti e quindi in ultimo aggiungo anche la famosa banana con limone e cannella. Quindi chiudo il mio frullatore e do un'ultima bella frullata. Alla fine questo sarà il risultato, quindi un composto come vedrete piuttosto appiccicoso e per renderlo un pochino più secco e compatto andrò ad aggiungere la crusca d'avena. Aiutatevi ovviamente con una spatolina perché se fate direttamente con le mani questo composto tenderà ad appiccicarsi alle mani. Quindi utilizziamo una spatolina, aggiungiamo la crusca d'avena quanto necessario per rendere il composto meno appiccicoso, quindi un pochino più secco, e poi lo andiamo a sistemare direttamente su un foglio di carta forno e aiutandoci proprio della carta forno diamo al composto una forma di plum cake. Quindi metto sulla mia teglia e vado ad infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti. Il risultato alla fine sarà un plum cake piuttosto solido, ma che rimarrà morbido all'interno e che possiamo gustare già tranquillamente così. Ma in questo caso io per fare una cosa un pochino più golosa vado a decorare con questa cioccolata fondente che appunto avevo fuso a bagnomaria con un pochino di latte d'avena,
Guardate che meraviglia, ragazzi! Stupendo questo passaggio. E poi sopra, ripeto, possiamo mettere qualsiasi cosa, anche dei semi di sesamo, del cocco secco grattugiato, oppure, come nel mio caso, della granella di nocciole. A questo punto bisognerebbe aspettare un pochettino che almeno la cioccolata vada a solidificarsi, e poi possiamo tagliare, impiattare e servire eventualmente ogni fettina, magari guarnendola con del burro d'arachidi, come questo che vi sto mostrando, oppure con la salsina di yogurt e mirtillo, che vi ho mostrato già in un altro video come faccio, quindi vi lascio il link qui in alto a destra e sotto nell'info box. Questa ricetta mi è stata ispirata da Ravedol, vi lascio il link a questo canale fantastico. Ravedol, già tempo fa avevamo fatto un video in collaborazione. Lei è specializzata nella cucina vegana e vegetariana e fa veramente delle ricette meravigliose, quindi sono stata ispirata da uno dei suoi video, ma vi consiglio veramente di seguirla perché ogni giorno ci sono idee fantastiche sul suo canale. E questo è il mio plum cake guarnito, ma ripeto, si può mangiare anche tranquillamente così. Io spero veramente che questa ricetta vi sia piaciuta. Se sì, non esitate a lasciarmi un pollice in su, un like, o magari a condividere questo video con le vostre amiche o amici. Grazie per aver visto questo plum cake, questa ricetta. Buon appetito! Namaste!